Buonasera a tutti e benvenuti, bentornati in questo nuovissimo video su Minecraft. E oggi siamo su una mappa Skyblock, no, Skyblock, che si chiama Sky Horizone. Vabbè, come cazzo si pronuncia, vabbè. L'altro giorno ero lì che guardavo qualche vecchio video di Pepo e ho visto che ha fatto questa mappa. È una miniserie, magari la faccio anch'io, anche perché volevo giocare questa mappa. Ho visto tipo i primi 2 o 3 episodi e poi dopo ho detto, boh, basta, la voglio giocare io. E allora la gioco anch'io. E niente, sarà una mappa molto, da quel che ho visto, veramente carina. Anche lo stile e tutto quanto. E l'ho visto che la portata anche su Real Power. Comunque, per chi non l'ha capito che mappa è, comunque vi lascio in descrizione il link per vedere i video che ho visto io. E niente, però la volevo giocare anch'io col mio stile. È una mappa Skyblock, allora, difficoltà normale. La tua difficoltà è stata normal, vai che grande. Ok, premi per iniziare. Eccola! Aspetta, oh, io ho una paura nelle mappe Skyblock, per cacare in mano. Ok, con questa roba qua che ho, io devo fare tutta sta roba che vedete. Tutto questo, da me è passato tipo un trattore della Madonna. Devo fare tutta questa roba che vedete. Io qua ci dovrò nerdare un casino. Un casino. No, veramente, guarda un po'. Deposita 32 di carne coccia, veramente. Deposita un blocco di slime. Deposita una spada che si chiama Desire. Ok, una spada in diamante, preciserei. Vabbè, si vede che la dovrò craftare anche un incudine, sti cazzi. E niente, comunque tutte queste cose qui le devo fare a mano. Una cosa alla volta. Allora, piano, ok. Qui dentro c'è uno di vetro e uno di lava. Ok, va a fare il, come si chiama lì, coso, il, il cobblestone generator. Allora, iniziamo a rompere quest'erba, da iniziare a fare il theme. Semini, semini, troppa generosità mi dà fastidio, quindi grazie mille, perché troppa generosità non va mica tanto bene, beh. Allora, prego, allora, non è che qui sotto c'è qualche cosa? Sinceramente non me lo ricordo, non c'è un cazzo, benissimo. Allora, fammi prendere un po' di questa terra, che sinceramente voglio prendere quella legna lì. Però non voglio perdere la piantina di città ceppa, quindi... Allora, mi scoccio a sprecare così... della terra, sinceramente, ma al massimo con un po' di fatica e qualche proprio lì ti volevo mettere. No, no, proprio lì ti volevo mettere, ok. Però non vabbè, se casca qualcosa, spero di no. Vado un po' a culo, vado un po' a culo. Allora, uno, dovrebbe esserci, ne 3 o 4? 4? Dimmi 4, dimmi 4, che c'è da piangere, troppa poca roba, sennò ok, 4. Allora, 4. Non di più, perché sennò la generosità ci opprime. Ok, voglio cercare di prendere il sapling. Non deve cadere di sotto. Ma manco se mi paghi, deve cadere di sotto il sapling. Albero. Albero, fa il bravino. Albero, fa il bravino. Fa il bravino. No. Oddio. Questi sono quelli che mancano. Siamo seri? Io lo lascio così. E preghiamo che funzioni. Allora, ho fatto anche l'achievement. Yeah. Allora, crafting table, che torna sempre utile. Ti prego, fai che ne casca almeno uno, se no devo vedere se casca quell'albero là. Se non va a cascare a quell'albero là, a me mi tocca rifare tutto, ragazzi, non sto scherzando. Se non va a cadere il sapling né da questo né da quello, a me mi tocca rifare tutta la mappa. Incredibile ma vero. Dai. Dai, 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 uno. Non è caduto. No, no, io sono una persona. Sono una persona sfortunata. Io sono una persona tanto sfortunata. Quindi vuol dire che io adesso, cioè, mi faccio un piccone e inizio a creare il cobblestone generator. Faccio un ponte che porta là. Se neanche quello mi dà il sapling, io piango in turco. Quindi, allora qua, vediamo di non sbagliare di nuovo. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quindi dovrei tipo chiudere qua tutto qua. Togliamo anche questo, sti cazzi. Allora, prima cosa, piazziamo la lava. Piazziamo qua la lava. La lava dovrebbe arrivare fino qua. Ci ho preso? Primo colpo? Ok, fino lì. Se io piazzo il ghiaccio qui e lo rompo,
Non succede un cazzo. No, mi fa piacerissimo che non succeda un cazzo. Sono sempre cose soddisfacenti. No, lì non va bene. Allora, già così non andiamo d'accordo, sì, signorina mappa. Allora, calma, calma, calma. Perché tanto bisogna andare con calma, se no la bestemmina viene facile qui. Se vado a perdere la lava, se la vado a perdere, ne caccio tante. Ok, il cobblestone generator alla buona funziona. Non dovrei perdere la lava perché non va più là di così l'acqua, quindi perdere la lava è pressoché impossibile. Ora mi farmo un po' di cobblestone, morendo. No, sono un coglione. Mi sono bagato nella pietra. Potrò essere più sfigato. No, non ho perso il secchio. Vai, ho perso il piccone. No, non ho perso neanche il piccone. Vai, vai, vai. Questa è la fortuna che piace a me. Questa è la fortuna che piace a me. E niente, ragazzi. Devo farmare un po' di cobblestone. Sì, farmiamo un po' di cobblestone. Se vado a sbagliare. Ma se vado a sbagliare, ne caccio Madonna se ne sbaglio. E se vado a fare quel giusto, la faccio giusta. Vuol dire che io l'ho fatta 2 volte più difficile. Quindi, cioè, mi becco un pollice in su sicuro, ragazzi. Ok, farmiamo un po' di cobblestone. Mi sarei rotto anche 3 quarti. Oh, tutto nella lava. Porca. Allora, prima cosa direi che faccio. Non so se mi. No, mi conviene fare un piccone in pietra, se no veramente qui non avanziamo. Ok, piccone in pietra. Già vedo dei mostri, dai, veramente. Allora, tanto qui c'è poco da fare. Devo farmare tanta, tanta, tanta cobblestone e pregare che non ci muoia malamente. Che bello. Sì, vabbè, però se che mi vai tutta nella lava, sei tronzo. Tanta, 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 tanta. Guarda come buggo! Guarda come stronzo che mi buggo nella cobblestone. Ma che stronzo. Non vedo dei scheletri. Quindi posso già incominciare a fare sto cavolo di ponte. Minchia, ragazzi. Allora, se muoio adesso, perdo più che altro le slab che ho appena creato. Quindi io ci perdo un piccone. Un tot di durata di picconi in legno, ma sti grandissimi kaiji, veramente ce la faccio. E mi guarda, se perdo, guarda, se vado a perdere tutto, vuol dire che devo ricominciare da capo e la lacrima esce facile. Se volevate scendere, potevate dirmelo prima che mi cagavo in mano? No, ragno. Ragno. Tutti po potevo anche mettere un blocco giù, cioè almeno non spawnava niente. Ragno. No, ragno. No, ragno. No, ragno. No, ragno. No, ragno, non rompere il cazzo. Non rompere il cazzo. Perché veramente oggi non. Giù, stardo. Ok. Bastardo. Allora, un seme. Questo seme lo metto subito, subito qui. Che se ne vado a prendere solo uno, almeno ne ho uno assicurato. Allora, una cosa l'ho rimediata. Allora, so che qui sotto c'è uno di lava. Allora, stavolta non voglio rischiare come ho fatto là. Farò un altro po' di cobblestone. Come cazzo, cobblestone, cobblestone, quella roba lì. Ne faccio un altro pochino. Faccio qualche altra slab e faccio tutto il contorno di là. Non me ne frega niente. Guarda, non me ne frega niente. Devo riuscire a fare. A prendere un sapling. Cioè, veramente. Guarda, bestemmia. Stavolta ce la devo fare. Stavolta magari lo metto anche mezzo blocco. Così sono anche più sicuro. Ah, chi si chiede perché io parlo del mezzo blocco è perché, allora ragazzi, una cosa che non la sapete, se la sapete bene, se non la sapete sti cazzi, la dico lo stesso. I mob spawnano a blocco intero. A blocco intero. Qui sopra spawnano, se qui sopra no. Cioè, per chi non lo sapeva, io vi imparo io. Allora facciamo così, tac. Ok, tac, ta, 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 ta. Madonna, un'avventura. Ho una paura di cadere giù, io, ragazzi. Allora, non soffro di vertigini, faccio anche le montagne russe e mi diverto pure. Ma quando sono su Minecraft mi vengono le vertigini apocalittiche. Ok, tutto coperto. Allora, proviamo a prenderla. Perché sono comunque un po' ignorante. So tante cose di Minecraft, ma tante magari basi non le so. Cioè, magari lo sapete voi per caso, se rompi i sapling a mano c'è meno possibilità che spawni la piantina?
Cioè, se rompi le foglie a mano, forse spawna con meno facilità, può darsi? Perché poi mi sta venendo sto dubbio che non mi era mai venuto prima. Io stanno finendo le foglie e il brivido è sempre più facile. Ho il brivido facile. Dio, ci vorrebbe tipo adesso. Se mi ricordo la metto, tipo, metto qui così. Metto qui così. E tipo metto la musica epica. Tan tan tan. Cadono le cose. Tan tan tan. Tan tan tan. Tan tan tan. Non so che musica era, ma sto inventando al momento. Un sapling non sarà di quelli normali, ma sti cazzi, rimane sempre legna, è uguale. Allora. Sì, vabbè, c'è proprio uno stronzo, fatelo dire che c'è proprio uno stronzo. Dai, oh, tu sei l'ultimo, niente. Oh, due alberi, un sapling, spero bene, perché se anche stavolta lo fai, io spreco tutto il lavoro che sto facendo adesso. Ragazzi, se non mi fa un sapling, mi sa che me lo givo. Perché ragazzi, mi sembra che mi prenda per il culo sta mappa, veramente, per il culo. Ok, mi farmo un altro po' di roba. Almeno al primo episodio un achievement la volevo fa. La volevo fa. Aspetta, fammi vedere un attimo. Sì, vabbè, qui bisogna faccio un ponte, mi cago in mano, ha passato tutte le volte di qui, veramente, mi cago in. Vabbè, prende per il culo. Ma va bene, mi prende proprio per il culo. Io ho una paura, fa queste cose, io ho una paura. Ok. Allora, ho preso anche sto piccone, sti cazzi. Allora, so che là sono più difficili, qui dovrebbero essere un po' più facili. Piazza un blocco di neve. Oddio, ma come cavolo fai un blocco di neve? Piazza acqua corrente. Source water, credo che sia acqua corrente. 64 di cobblestone. Ma io quasi quasi mi conviene fare 64 di cobblestone. Tanto al cobblestone generator c'ho l'acqua infinita. Ho la cobblestone infinita. Non ho il legno infinito. Purtroppo. Perché minimo 2-3 sapling, cioè, mi servono. Oh madonna, devo farmare. Taratata, taratata, taratata. Io sto soffrendo malamente. Guardate, ho finito il piccone in legno. Sono dovuto andare a finire col piccone di pietra. E dai ancora. Oh, prendo anche questa. Allora, per me l'importante più che altro era arrivare allo stack e farmene due o tre in più. Non perché mi servissero per forza, ma almeno se vado a finire il piccone e non ci sto attento, almeno. Tac, posso farmene un altro. Boh, ho fatto uno stack di co. Io mi trovo la cobblestone andando in giro, ok. Va bene, tanto è tutto extra, non è solo che viene. Ok, ragazzi, ho fatto uno stack di cobblestone e quindi, primo achievement. Pumla! Eccola lì, guardatelo. Ecco cosa succede ogni volta che si finisce un achievement. Ovvero, si piazza un blocco al posto del cartello. La fine della mappa è completare questo monumento. È una complete the monument, infatti. Quindi, primo l'ho fatto ed era direi la parte più facile. Laggiù la pianta non è ancora cresciuta, ma sti cavoli. Ne posso fare un'altra? Ne posso vediamo un po'. Light Collector of Fire. Che non sono tanto pratico in inglese, ma ok. Piazza un farmland block. Farmland block. Aspetta. Aspetta, mi sta venendo un dubbio esistenziale. Al massimo lo spreco. Allora, so che se devi mettere un blocco invece, devi piazzarlo qui. Ok, blocco di terra non lo richiedeva, sti cavoli. Allora, io devo piantarci e con la zappa zappo e ci metto il semino, no? Quindi. Ah no, sti cazzi, senza il semino mi va benissimo uguale. Va benissimo, guarda, sono contento uguale. Ok, senza volerlo ho fatta una senza sprecare neanche troppo materiale. Ho sprecato due bastoncini, ma sti cavoli. E niente, vabbè, piazzo una torta. Spawna un Iron Golem. Ok, curano zombie villager, quello non vedo l'ora di farla perché mi interessa. E uno si chiederà, sì, ma Davis, serve per forza la mela d'oro per farlo, quindi devi andare nel Nether. E il sistema c'è.
Quello purtroppo, quella è una delle cose che mi ricordo. Andare nel Nether e farmare quello che forse alcuni di voi hanno capito. Niente, poi è stata qua, piazzano uno slime block, questo mi sa che mi farà bestemmiare. Tanto una bestemmia più, una bestemmia meno, non mi cambia un cavolo. Piazza, un set di armatura in ferro, certo, lo farò senz'altro. Ma me la doro, va bene. Mushroom Steve. Devo piazzare una mucca. Ah no, la zuppa forse, la zuppa di funghi. Ah ok, dai, neanche niente di complesso. Un pistone, l'ender, ok, ci sta. Tutte cose che comunque sono dure da fare, ma sono fattibili alla fine dei conti. Bene ragazzi, spero che questo primo video della Sky Awesome, come cazzo si pronuncia, vi sia piaciuto. Lo so, forse un po' il modo di fare vi ricorderà un po' quello di Peppo, ma io sono fatto un po' alla mia maniera, cioè. Anche se non me li ricordo, a me mi piace lo stile, magari che ha fatto lo youtuber che ho conosciuto sta mappa, allora magari un attimo, non è che lo copio apposta, ma mi piace magari ispirarmi un po' del modo che ha fatto. Mi è piaciuta molto come l'aveva fatta, anche se non mi ricordo una sega. Va bene, a parte quello. Quindi, bene ragazzi, spero che questo video vi possa essere piaciuto. Vi ricordo di lasciare il pollice se vi è piaciuto il video, vi ricordo di non lasciarlo se vi è piaciuto il video. Commentatelo, condividetelo dovunque, anche al cesso mi raccomando. E niente, probabilmente farmerò un po' online. Cioè, un po' in off camera, farmerò un pochettino. Se riesco, vi registro. Oh, scheletro! Se mi vai a fottere sapling, guarda che ti riporto male. Allora, se riesco, vi registro il pezzo quando rompo l'albero. Così almeno. Cioè, se mi metto in creativo, lo faccio registrando, almeno lo sapete. Spero di non doverlo fare. Vi registrerò il pezzettino che vado a prendere i sapling, sperando che cadano. E niente, per il momento, guarda che mi cala la fame. Possiamo dire che è finita! Muoio al diamante crudele, mancherete. Quante volte dovrò cappare così? Quante volte dovrò cappare così? Tante volte, tante.